Ma io posso dire che sono molto soddisfatto dell'incontro di oggi, perché l'incontro di oggi dimostra che tutto lo Stato è unito nel combattere questi fenomeni. Io da anni parlo di questo fenomeno, questo fatto eclatante credo che spero che possa essere un grave errore commesso da parte di chi ha dato fuoco alla Mar, perché magari proprio questo ci servirà di impulso per riuscire ad intensificare le indagini, ad aumentare i controlli, aumentare tutte le attività e quindi riuscire a individuare i colpevoli. Insomma, credo che siamo arrivati a un punto dove bisogna incominciare a fare in modo che questi incendi non vadano impuniti. Criminalità, allora, io non posso fare, non abbiamo alcun elemento per dare qual è il movente, il fatto però è di una tale gravità che evidentemente non può essere spiegato per una reazione così, diciamo, improvvisata, perché il fatto, avete visto voi, insomma, il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti giorni e giorni e giorni, i danni al capannone, insomma è un fatto di una gravità inaudita, un'azienda praticamente rasa al suolo. Abbiamo parecchi dipendenti che in questo momento sono senza lavoro e quindi è un fatto che merita una risposta come è stata data oggi da parte di tutte le istituzioni unite. E quindi io sono molto fiducioso sul fatto che le indagini possano avere un risvolto positivo.